Ciao a tutti e bentornati sul Ciao a canale. Ti ho tutti. detto di alzare la voce. Ciao a tutti. Vai magari senza urlare. Ciao a tutti. Siamo qui per la terza puntata di BookTube Italia Legge Indipendente, giusto? Che mese siamo? Marzo. Marzo, la La casa casa editrice editrice. per questo mese era la NNE. Nene. Quindi NN Editore. E noi, siccome siamo persone originalissime, siamo caduti proprio sul banale, ma no, di più del banale, proprio un casco di banane e di banale, volevo dire. Abbiamo letto entrambi le nostre anime di notte di Kentaro. Esatto, l'ha letto prima lei e poi io. Esatto, perché se no non me l'avrebbe spoilerato Con tutto, giudizi radicalmente opposti. opposti. E Dici tu? vabbè, tra l'altro, aspetta, questo video risponde anche, diciamo così, alla serie dei video di coppia, delle letture di coppia, visto che appunto l'abbiamo letto entrambi. E anche alla richiesta di Melania di leggere lo stesso libro e dare ognuno la sua opinione, se non sbaglio, era una cosa di questo tipo. Che Melania, me il costo. Sì, me lo chiedi ogni volta. Devo farti il disegnino la prossima No, volta. no, perché Valentina sono il 35, riescono a Sì, distinguere. vabbè, ma Melania è una. A parte che ogni tanto ti dimentichi anche come mi chiamo io, quindi vabbè. Melania. No. Vabbè, Bellissimo. non divaghiamo per cortesia. Allora, vuoi iniziare tu? Ma inizia tu. Allora, promettiamo che né io né lui abbiamo letto la trilogia. Io non so neanche intenzione a farlo, detto Io magari sì. sinceramente. Però a me questo libro è piaciuto tantissimo, l'ho trovato di una tenerezza disarmante. Ho odiato profondamente un personaggio, ma non posso dire niente perché poi alla fine è quello che rompe le palle, è quello che insomma disturba tutto. E niente, di che parla? Parla sostanzialmente di due anziani, entrambi vedovi, e lei ad un certo punto chiede a lui di andare a dormire a casa sua di notte, anche perché quando vuoi dormire di giorno, cioè Se fa mezzanotte. sono anziani, non fa niente. E lui all'inizio è un pochino restio, poi invece si decide che vuole andare e insomma nasce anche un bel rapporto, no? Solo che questo chiaramente non è ben visto, perché non sia mai che due cristiani, ammesso che siano cristiani, ma qualsiasi altra No, cosa sono sia, cristiani o protestanti. non è importante. Due anime, appunto. No, quello è giapponese, però. Scherzo. Dicevo, non è ben visto che due anime a una certa età non possano provare sentimenti, emozioni e cose varie. Non si sa perché, ma vabbè. E quindi niente, cioè sostanzialmente la trama è molto semplice, però a me è piaciuto tantissimo, soprattutto mi è piaciuto lo stile di scrittura, il fatto di essere molto diretto senza pochi giri, senza pochi giri, senza Senza troppi giri di parole. Senza termini troppo arzigogolati come piace al Vegliani, insomma. Ecco, la semplicità della scrittura mi è piaciuta pure. E niente, si legge veramente in pochissimo tempo. Cioè, io l'ho letto in 2 ore, guardandomi anche attorno, facendo cose. Poi a un certo punto ho messo giù il telefono perché continuava a disturbare. Ma io devo leggere, non mi rompere le scatole. E niente, no, per me è promossissimo. Mi è piaciuto tantissimo e non posso che consigliarlo. Dicono che sarebbe meglio leggerlo dopo aver letto la trilogia, perché altrimenti non si colgono magari come si, le sfumature. sfumature, dei collegamenti. Sinceramente a me non interessa, come ho detto, non ho intenzione nemmeno di recuperarla. La storia l'ho capita ugualmente, quindi per me è sì. Purtroppo, pur apprezzando l'entusiasmo di Meli, questo libro non mi ha convinto Perché tu sei granché. una brutta persona, romantico come un pallone No, no, no. SBE. Allora, io mi aspettavo da quello che avevo sentito dire di Kenta Roof, mi aspettavo una scrittura un po' alla Cormac McCarthy, Ma in qualcosa che realtà lo è. rimanesse, ma mi lasci fare la recensione. In No. realtà ho trovato la scrittura molto semplice, ma questo non è neanche un male, ma anche la storia l'ho trovata di una banalità sconcertante, nel senso che a parte qualche pagina ben riuscita, diciamo, mi è sembrata quasi una specie di Harmony sulla tarda età. E poi io, non so, io forse io Ti sono senti chiamato in pessimista, causa no, sono per... pessimista perché vedo la tarda età, io la vedo un po'. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Amour di Michael Haneke, che la vecchiaia è brutta, sporca e cattiva, e non so, vi faccio uno spoiler del film di Haneke, che ci sono due vecchietti che si amano, ma lei non perde la memoria, non riconosce più le persone, e alla fine del film lui non ha altro che fare che la soffoca con un cuscino. Ecco, secondo me quell'idea lì di vecchiaia brutta, cattiva, sporca è molto più realistica di questa cosa che sembra due vecchietti coi cuoricini così piccini
Picci picci, mao mao, micio micio, ciao Quindi ciao. noi non saremo così Ma lo so, fragilizzati. però questa mi è sembrata molto, diciamo, mi è sembrato un Harmony elegante, sì, però mi ha ricordato per certi versi sul Lago Dorato, il film con Henry Fonda, che cioè, è tutto carino, bello, però non è una qualcosa che ti scorre via lieve come una bella cascata d'acqua, però non ti lascia niente sulla pelle. Diciamo, alla fine l'ho letto velocemente anch'io, l'ho gradito, però no, è una lettura che mi rimane impressa. E poi magari sono stato condizionato anche un po' dal fatto che prima di leggere il romanzo avevo già letto che era in progetto o progettazione il film su questo libro. E i due protagonisti, per i due protagonisti sono stati scelti Robert Redford e Jane Fonda. E probabilmente è brutto sapere questa cosa prima perché io ho letto il libro immaginandomi lui con la faccia di Robert Redford e lei con la faccia di Jane Fonda. Quindi forse questa cosa ha tolto qualche pizzico di immaginazione alla lettura, perché quando tu sai Sì, che quando associ una faccia e personaggine già ti esatto. perde un Però po'. dico, non lo boccio completamente perché un paio di stelle gliele do, però è per dire, quello che ho sentito dire di Aruff in questi mesi mi aspettavo molto di più. Probabilmente la trilogia, spero, sia di tutt'altra forza, tutt'altra potenza stilistica, narrativa, però per il momento Aruff mi sembra che viaggi un po' lontano da quella che è la narratura nordamericana La che narratura. La narratura? Che cos'è? Cioè, è la punizione per aver detto che tra 20 anni non ci ameremo ancora così. Dire, la letteratura. Allora, volevo dire, letteratura e poi narrazione, letteratura, ho fatto una specie come il San Biters, San Pellegrino, vabbè, narrazione più letteratura, narratura. Vabbè, Vabbè, lo manderemo alla Crusca, magari fa più effetto di ma petalosa. sta parte la tagliamo. Ma assolutamente no. Che figura di M, scusate. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.